Decine e decine di sbarchi di immigrati sulle coste siciliane. Centinaia e centinaia di persone che arrivano e che vengono trattate con una superficialità da parte dello Stato davvero disarmante. Allora, le ONG lo sappiano con assoluta chiarezza. In Sicilia la quarantena la si fa soltanto a bordo delle navi che lo Stato deve affittare e tenere ormeggiate in rada. Sulla terraferma non è possibile. C'è tensione con le popolazioni locali, c'è un serio problema legato al mancato controllo, come finora è avvenuto, da parte del personale dell'USMAF, che è il personale dello Stato che dovrebbe eseguire i controlli sanitari. E invece il Ministero dell'Interno pensa di scaricare ogni attività sulle spalle dei prefetti, che poi chiamano il personale della regione siciliana, o sulle spalle dei sindaci, i quali protestano e chiedono aiuto naturalmente alla regione siciliana. Ecco, meno arroganza, meno approssimazione. Noi abbiamo istituito, con una ordinanza che ho appena firmato, e non avrei mai voluto farlo, noi abbiamo istituito delle aree speciali all'interno dei porti che sono interessati territorialmente agli sbarchi. Nessuno può andare oltre quella fetta di territorio all'interno del porto, nessun immigrato. E pretendiamo controlli e cordoni di polizia severissimi negli hotspot, dai quali purtroppo gli immigrati continuano ad allontanarsi. Abbiamo registrato decine e decine di positivi fra queste persone sbarcate in Sicilia. E molte altre sono state sballottate da una parte all'altra dell'isola e dell'Italia senza neppure essere stati preventivamente sottoposti ai test seriologici e ai tamponi. Allora che faccio? Io chiedo a 5 milioni di siciliani il massimo rigore, il massimo rispetto delle norme di prevenzione per evitare il contagio, e poi lo Stato invece ritiene che tutta questa materia possa essere fatta all'insegna dell'iniziativa del singolo prefetto. Ci vuole un protocollo rispettato da tutti, dallo Stato per primo e poi dalla regione, dalle prefetture, dalle autorità locali. Ecco qual è lo scopo dell'ordinanza che ho appena firmato. Confrontiamoci con il Ministero dell'Interno, confrontiamoci con il Ministero della Sanità. Abbiamo il diritto, noi, e il dovere di farlo, perché la salute di tutti, dei cittadini siciliani e dei migranti, deve obbedire a logiche precise sulle quali ognuno è chiamato a fare la propria parte.